Eccoci arrivati alla seconda giornata di questi campionati mondiali di Kazan. Siamo con voi come abbiamo promesso tutte le sere. Oggi abbiamo perso temporaneamente il nostro Mauro, che ci raggiungerà più tardi, probabilmente da una bella cena con qualche gradito ospite. In compenso con noi c'è un nuovo compagno di viaggio che saluto subito e approfitto per fargli gli auguri in diretta, anche se leggermente in ritardo. Con noi Renato Fusi. Grazie, grazie a voi tutti. Benvenuto, e con noi ci sono sempre Fabrizio Ciao, bentrovati. e Luca Motoros, che ormai è ospite fisso della nostra trasmissione. Ciao a tutti. Ecco, anche oggi direi carne al fuoco ce n'è veramente tanta, quindi dobbiamo assolutamente lanciarci nel racconto e nel nostro commento di questa giornata natatoria. Diciamo, a corollario ci sono stati i tuffi dalle grandi altezze di cui ho visto qualche spezzone veramente impressionanti. Io sono uno che soffre di vertigini, a me queste cose fanno paura, non so se voi le avete visti, ma sono Sono veramente, pazzi. Ho per me sono pazzi, sì, anche per me. Pazzi quasi. partito fa 25 km in acque libere, subito dopo. Esattamente. È come da 50 km di mare, cioè più o meno siamo a quei livelli lì. Eh sì, esatto, ma non so, io a guardare da quell'altezza, poi vedere tipo muovetevi l'acqua perché se no non vedo dov'è, ecco, a me fa veramente paura anche solo pensiero. Però pazzi anche in acqua, pazzie anche in acqua, oggi ben 3 record del mondo, un sacco di risultati interessanti, la rinascita di qualcuno e il ritorno di qualcun altro. Partiamo dalle semifinali, così poi arriviamo al succo interessante. Si sono disputate delle semifinali molto interessanti anche per la nazionale italiana, i 100 dorso e i 100 rana. Farei partire subito Fabrizio, che è il suo pupillo Simone Sabbioni nei 100 dorso, comunque oggi ha più che ben figurato. Assolutamente ben figurato, nel senso che chiaramente una parte, penso che una parte di emozione, quello che lui ha dichiarato, una gestione un pochino così che ha strappato qui e là, ci stava tutto quanto. Voglio dire, se tu in un'evoluzione da atleta stai a stabilizzare, cerchi di consolidare il tuo 53 e mezzo, e a un mondiale ci sta tutto che fai l'exploit oppure ci sta l'errore. Stavolta è venuto fuori una cosa fatta benino, che però alla fine ci sta assolutamente. Voglio dire, per conto mio è assolutamente promosso, è assolutamente consapevole di quello che ha fatto, di errori e tutto quanto. Il problema è che anche se resti consapevole dei tuoi errori, anche se sei un freddo, probabilmente la prima volta come emotività la paghi tutta. Sicuramente sì, però l'ha pagata magari emotivamente, soprattutto in batteria, perché secondo me la finale l'ha veramente affrontata in maniera veramente buona. Era sicuramente nella semifinale più difficile, molto laterale, nella finale più difficile con tantissime onde, però la sua partenza e la sua virata notevoli. Non so, Luca, tu cosa ne pensi? Anche da insomma, le pinne del salvamento aiuterebbero poco a confronto insieme nuotando con lui a fianco, no? Sì, magari potrebbero aiutare. Non penso molto perché è andato veramente forte. Mi è Infatti. piaciuto tanto, soprattutto l'atteggiamento che ha avuto al mattino. Ha fatto bene a provare. Poi è morto verso la fine, però secondo me era proprio l'atteggiamento giusto ed è uno dei nostri giovani veramente interessante per una prospettiva futura. È capitato nella semifinale più difficile, ma si è difeso bene. Alla fine si è preso una decima posizione con un tempo ottimo. Secondo me anche la semifinale mi è piaciuta. Proprio bravo Sabbione. Infatti, considerando poi che nella sua semifinale, lui è arrivato settimo, i primi sei sono passati, quindi sì, voglio Esatto. dire. Se diciamo che non è tanto il fatto che sia facile o difficile la semifinale, il fatto che comunque lui si è battuto a quello che potrebbe essere il suo valore. Quindi al momento, compreso l'emotività e l'occasione, un 53,6 a fronte di un migliore di 53,4, 2 decimi di emozione, possiamo anche farci. A proposito di emotività, vorrei far intervenire Renato, che è sempre molto attento al modo di porsi degli atleti rispetto alla gara che stanno affrontando. Secondo me, Simone è stato veramente, veramente bravo anche nel modo in cui ha poi analizzato la gara al microfono appena uscito dall'acqua, sia questa mattina che questo pomeriggio. Non so tu cosa ne pensi. Ma certamente, guarda, Simone, per conto mio, è un atleta che ha dei margini di miglioramento impressionanti, soprattutto un ragazzo
molto serio, un ragazzo molto, molto gentile nei modi e nelle parole, ed è un ragazzo che senz'altro potrà ottenere dei grossi risultati. Insomma, un 53-6 in semifinale, in una semifinale peraltro nella quale ha avuto da confrontarsi con atleti di calibro elevatissimo, e per conto mio è stato importante che lui fosse in quella semifinale, perché si è reso conto che sì, d'accordo, il suo gap nei confronti dei migliori c'è ancora, però è in una fase nella quale questo gap, piano piano, io sono convinto, gara dopo gara, seguito come sarà seguito, gli consentirà proprio di limarlo e di regalarsi e regalarci ancora tante, tante soddisfazioni, perché è proprio un ragazzo molto, molto valido in tutti i sensi, sia come atleta che come uomo, diciamo come uomo, anche se ancora uomo fatto e finito non lo è, però voglio dire, è veramente un gran personaggio per conto mio. Benissimo, diciamo che del nostro Simone abbiamo parlato. Magari parliamo un attimino dei protagonisti, un ritorno di Camilla Kuhr, sicuramente ad altissimi livelli, il 52-7 che lo pone col secondo tempo, e questo giovane australiano Larkin che lancia veramente il guanto di sfida a chiunque, compreso il campione olimpico Matt Gravers. Voi cosa ne pensate della finale di domani, Luca? Della finale di domani voglio solo fare un appunto, riferimento a Sabioni, torno a riprendere lui, di Evgeny Rylov, che era quello che l'anno scorso alle Olimpiadi giovanili erano andati a braccetto in tutti i podi sparsi nella manifestazione, che è uno di quelli che zitto zitto si è comunque qualificato con un 53-14. Esatto, sì, diciamo che era il suo compagno di viaggio, come voi siete miei tutte le sere, loro a distanza. È il Esattamente. riferimento. Luca, non Vabbè, so, tu per la finale di domani. vedo favorito Larkin, però Greaves da non sottovalutare, secondo me, perché sono un po' degli oggetti misteriosi questi americani in questa edizione. Sì, dopo magari ne parleremo di un oggetto molto misterioso, tipo un UFO un po' Comunque particolare. vorrei far notare che anche Stradiu è rimasto fuori dalla finale, Assolutamente sì. quindi si è perso anche lì un bel pezzo, diciamo, di. Esatto, e poi finalmente si intravede un po' di Giappone con Irie, che comunque è sempre lì ai piedi del podio. Vediamo se questa volta riesce a tirare la zampata, chissà. Gnafa. Gnafa. Tu, Renato, cosa dici di questa gara? E dunque, per quanto mi riguarda, senz'altro Mitchell Larkin potrebbe veramente avere dalla sua i favori del pronostico. Tra l'altro, oggi ha nuotato con il record dell'Oceania. Vabbè, d'accordo, non è che sia una cosa così, così fondamentale, però l'emozione di aver ritoccato questo record è il fatto di porsi veramente in corsia 4 in una finale dove c'è questo Camilla Kuhr, che è il fan di tutte le donne che seguono il nuoto. Ha però dei grossi trascorsi e quindi ha delle grosse potenzialità. Io direi che il podio potrebbe proprio essere questo. Adesso tutto sta a vedere in quale ordine i graditi, ma Larkin, la Kuhr e Greaver, se per conto mio, sono i tre Favorito. esattamente sul podio. Benissimo, diciamo che i 100 dorso li lasciamo da parte perché sennò oggi c'è veramente troppa roba e con tutti i record del mondo odierni veramente non si sa da dove partire. La seconda semifinale di oggi ci ha dato altre bellissime soddisfazioni dalla nostra Arianna Castiglioni che si è piazzata settima, quindi accede alla finale, scendendo sotto il muro dell'1,7, comunque dando buonissime impressioni, soprattutto nella vasca di ritorno. Io da ranista sono veramente impressionato comunque dal livello medio della rana, sia a livello maschile, dopo vedremo della finale, sia a livello femminile, comunque veramente dei tempi, un tempo d'accesso alla finale sotto l'1,7, le prime due sotto l'1,6 molto vicine, Giulia Efimova e Ruta Milutite, sicuramente le protagoniste attese. Renato, faccio Sì. intervenire subito a te su questa rana veramente arrembante. Ma indubbiamente, guarda, Arianna veramente ha dimostrato tutta la sua forza, tutta la sua determinazione alla seconda vasca, nella quale lei è riuscita pian pianino a riportarsi sotto e a ottenere un tempo che secondo me in finale con le giuste motivazioni le può consentire di migliorarsi ancora e perché no, di battere quel famoso record italiano gommato dell'Ilaria Scarcella che ormai è un po' troppo datato, insomma, cerchiamo di ma non per la Ilaria, per la Stella che tra l'altro è ligure come me, quindi
mi piacerebbe che potesse rimanere ad una Ligure, beh, c'è la Martina Carraro che nella rana si è fatta suo un record, però mi pare che Arianna Castiglioni, che tra tutte le raniste italiane sia quella che attualmente ha le maggiori potenzialità, e se lo merita, perché anche lei è una ragazza molto seria, poi è allenata da un carissimo amico, Gianni Leoni, che veramente la segue come un'ombra, le dà i consigli migliori. Ti dico, già il fatto di essere arrivata ad una finale mondiale, per lei è un grosso risultato. E sono anche convinto che questo tempo della semifinale lo potrà migliorare. E speriamo che magari riesca a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro dei record italiani. Benissimo, Luca, io invece volevo chiederti qualcosa su questi americani, perché qua veramente nella rana femminile siamo sempre stati abituati comunque a vederli nelle prime posizioni, magari ultimamente tra i Fimo e Milutite avevano qualche problema sul loro, però non entrano neanche in finali. Jessica Hardy, decima, veramente lontana parente della Jessica Hardy che conosciamo, la seconda americana neanche in semifinale, veramente, veramente incredibile, addirittura a livello staffetta potrebbero cominciare ad avere dei problemi. Sì, potrebbero cominciare a avere problemi. In questo momento l'unica cosa veramente emozionante che ho visto degli americani sono le subacquee di Lochte e Halldorf. Sì, dopo ne parliamo perché io sono rimasto scioccato da Perché questa cosa. comunque secondo me hanno proprio sbagliato facendo i trials un anno fa. Adesso non è il meglio che l'America può proporre, evidentemente. Oppure hanno preso troppo sotto gamba questi mondiali, però non penso. A volte li criticavamo gli americani perché facevano i trials troppo vicini al grande evento. Quest'anno hanno esagerato, hanno fatto ancora peggio. Esatto. E quindi, bah, magari per le Olimpiadi riescono a trovare una via di mezzo, però quest'anno veramente deludenti. Invece, per quanto riguarda questa finale centorana, i primi due posti si prenderanno schiaffi a mani aperte, loro due, Efimova e Melutite. E perché no, Arianna? Con la giusta grinta, la giusta cattiveria, il terzo posto è lì, non è tanto distante alla No, fine. è che purtroppo lei paga dazio nei primi 50, dove tante sono molto molto più veloci di lei. Poi ha un ritorno pazzesco, però partire sempre indietro non aiuta. Però, come dicono gli americani, c'è una corsia, una possibilità, quindi. Esattamente. E Fabrizio, invece, non c'è Mauro, che avrebbe sicuramente parlato di un'altra esclusa. No, no, io non parlo delle scuse. Io in questa finale, oltre a Arianna, io solo per mettere in difficoltà il duo televisivo, tifo spudoratamente per l'islandese. Ok, infatti Perché io volevo. Hildur Lúderstóttir è una cosa che la spingo a quattro mani. Bravissimo, infatti l'altra a cui potevi spingere sarebbe stata Rikke Møller-Pedersen, che invece è rimasta fuori la È finale. rimasta fuori, però era troppo facile. Era troppo facile, esatto. Va bene, mi piace questo sistema, mi piace, mi piace. Domani i sacchi Mecarozzi dovranno lavorare parecchio. Benissimo, le altre due semifinali, 100 dorso donne, dove Katyn Costu non è partita, e i 200 stile libero uomini, magari ne parliamo un po' velocemente, visto che non c'erano italiani, però comunque sono state semifinali più che interessanti. In particolare forse i 200 stile proprio per la rinascita, insomma, si aveva qualche dubbio sul suo stato di forma. Ryan Lochte, primo tempo 1:45:36 con queste subacquee molto molto particolari, girato sul dorso, poi rotazione di 180 gradi per fare l'uscita a stile libero. Non so, io non sono particolarmente convinto che sia un gran vantaggio. Voi che dite? Ma posso parlare io? Certo. Ma io, insomma, Ryan Lochte Ryan Lochte. è un atleta di grande spessore, un atleta di grande carisma anche. Il fatto che abbia provato a inserire questa virata con queste subacquee a dorso, chissà che magari poi pianino con i giusti, scusate il termine, aggiustamenti possa essere utilizzata anche da più di un atleta. Come quando, beh, chiaramente voi siete troppo giovani, ma quando Dick Fosbury nell'atletica leggera introdusse il Cambiò il salto, salto, sì, certo. e quindi tutti lo videro e dicono: ma cosa fa questo qui? Cosa fa? Ma questo qui propone un nuovo modo di saltare, e da allora tutti hanno cominciato a saltare come faceva lui, ottenendo tutti i risultati che hanno ottenuto. Adesso anche recentemente Tamberi ha fatto il record italiano 2:37, quindi voglio dire, non è malaccio, ecco.
No, direi di no. Quindi chissà che magari questa nuova tecnica possa, ripeto, con gli aggiustamenti del caso, garantire magari una migliore virata, una migliore ripartenza dalla subacquea. Scusate questo inserimento nell'atletica, ma io amo l'atletica in modo particolare. Lo sappiamo, per il tuo passato anche sempre attento. E invece io l'altra cosa che volevo far notare è che comunque un grandissimo Charles Leclerc, che io non mi sarei aspettato a questo livello nel 200 stile, col quarto tempo di qualificazione, gli australiani sempre un po' altalenanti, McEvoy comunque terzo tempo in finale, mentre McKeown fuori dalla finale. Comunque sono in otto, se la possono giocare tutti. Esatto, la cosa interessante di questa finale è che veramente sì, tutti hanno tranne magari Verschuren e Krasna come gli altri. Chissà, magari con una partenza di quelle azzardate alle Stepanovic dell'anno scorso potrebbero anche provare loro. Stepanovic non è entrato in finale neanche questa volta, e Sun forse si è un po' nascosto dopo delle batterie nuotate veramente in maniera eccellente. Ma ha ragione per conto mio Fabrizio, assolutamente, perché se pensi che tra l'Octi e l'ottavo della semifinale, un secondo 0-9, quindi veramente ha perfettamente ragione, potrebbero essere tutti uno dopo l'altro nella condizione di poter salire sul podio. Adesso sul gradino più alto presumo che salirà Young, perché poi alla fine Young Sung, perché poi alla fine la sua grande classe non sai mai quello che ha fatto, quanto ha dato. Esatto. E niente, per cui l'ultima, io passerei subito all'ultima semifinale, un'occhiata che è abbastanza veloce ai 100 dorso donne, dove Missy Franklin comunque entra in finale, c'erano parecchi dubbi sulle sue possibili condizioni. Qui le due americane sono riuscite ad entrare in semifinale. Primo tempo io davo per scontato fosse così per Emily Seaborn, secondo per Mie Nielsen. Era stata molto carina l'inquadratura nella camera di chiamata, dove c'era veramente un gran chiacchiericcio tra le ragazze, non so se l'avete notato anche voi. Molto rilassato. Esatto, questa è stata forse la cosa che mi ha sorpreso, perché voglio dire, comunque è una semifinale mondiale, comunque ti giochi la qualificazione per la finale, perché conta dove si può vincere la medaglia, e erano veramente tutte tranquille. L'ultima cosa che vorrei far notare su questa semifinale, se voi non avete qualcosa di cui volete parlare, è il ritorno di Kirsty Coventry, l'atleta dello Zimbabwe, che comunque al limite del 60 netto si è presentata comunque in condizioni più che onorevoli, con un decimo posto sicuramente, sicuramente ottimo. Cioè, e comincia a essere vecchiotta, insomma, quindi... esatto. Però riesce comunque, insomma, ha dei trascorsi notevolissimi, la Coventry, per cui insomma, non andiamo a scoprire certo a noi. Ah no, certo. Se ha avuto delle non eccezionali. Bene, ultima cosa, prima delle finali di oggi, una batteria del mattino che ha riservato un record del mondo strano, perché al mattino normalmente non si nuota su quelle distanze, tempi di caratura mondiale. Katie Ledecky, tanto per cambiare lei, record mondiale nei 1500, battuto di oltre un secondo, con una gara d'attacco completamente in solitaria. Io sono rimasto veramente impressionato dalla sua nuotata, ho intravisto la gara, non sono riuscito a seguirla tutta purtroppo, se non a livello audio, e non so se voi siete riusciti a vederla e a raccontare qualcosa di più ai nostri amici. Tra l'altro una gara dove Aurora Poncelet nella stessa batteria ha agguantato la finale di domani. Vai Luca. È stata una gara veramente pazzesca, perché secondo me non se n'era accorta neanche lei in vasca di fare quel tempo, perché poi quando si è uscita, che cioè non sembra che non si sia neanche quasi accorta. Una nuotata pazzesca, sempre in presa, ha tenuto una media folle, cioè sempre tra il 30 e il 31, per poi chiudere in 29-47 l'ultimo 50. È un altro pianeta, cioè lei fa un'altra gara rispetto alle altre. Comunque molto brava Aurora Poncelet, che nel finale è riuscita anche a compiere un sorpasso che
gli ha concesso, diciamo, il posto in finale. E poi, cioè, non c'è niente da dire di più, perché sono veramente sconcertato da questa Ledecky. Se pensiamo che al passaggio dagli 800, 8, 15 e 29 è un tempo da podio negli 800, esatto. È fatto di passaggio, cioè una cosa impressionante. Ma poi nuota con una facilità disarmante, disarmante. Veramente, sembra che non faccia fatica, sembra che faccia il bagno. Cioè... Esatto, sì. E quello è molto è veramente impressionante. Ha una fluidità, una continuità di bracciata e sembra che non si interrompa mai nulla. Sì. È molto particolare la sua nuotata, in realtà se la vedi esteticamente magari può non piacere, però è di un'efficacia incredibile. Sì, fa impressione anche al 200, se pensate è passato in 2.01.83. Esatto, molte vorrebbero poter fare quel tempo come sì. Tempo individuale. A me la cosa che ha impressionato di più non è stato oggi, perché io oggi non l'ho visto, ma ieri quando facevano vedere nell'altra gara le riprese dall'alto, che tutti bene o male serpeggiano in qualche modo, se tu la guardi e tiri un filo tra la testa e il centro dei piedi è dritta. Sì, è vero, hai ragione. È completamente dritta, sembra che abbia i due eliche laterali e tutto il corpo che sia perfettamente scorrevole in mezzo, dritto. Talenti della natura. Posso dire che sarà, come dire, stata impostata, ma sicuramente c'è del suo. Veramente sì. Ecco, benissimo, questo dovevamo assolutamente renderne conto, perché costi 1.500, andatevi a rivedere la gara su YouTube, lo consiglio a tutti, cercatela sul sito di Resport, cercatela da qualche parte, perché... Didattica del nuoto. Esattamente, ma anche come affrontare una gara, sì. Come si affronta, tutto, c'è tutto. Tra l'altro è una gara veramente, veramente bella. Sono 15 minuti e mezzo volati in pochissimo tempo. Ebbene, ci buttiamo di corsa sulle finali odierne, anche perché tra poco dovremo fare una piccola interruzione per salutare degli amici. La prima finale è quella forse a me più cara in assoluto, i 100 rana. Per me è una finale bellissima, malgrado i tempi non eccezionali, come ieri del resto avevamo anche previsto, che la rana è lo stile dove in finale tendenzialmente si peggiora. Adam Peaty e Cameron Vandenburg hanno aperto le danze, hanno aperto l'acqua, hanno lottato, hanno battagliato e si sono, secondo me, anche molto divertiti, per quanto poi alla fine qualcuno debba sempre arrivare secondo. Lascio la parola a voi, perché per me questa gara è solo emozione. Luca, parti tu, sì, poi giriamo. Cioè, questa gara è veramente pazzesca. Come dicevamo, ci aspettavamo che non facevano dei tempi stellari, perché era una finale tesissima, però il ritorno di Adam Peaty è stato veramente impressionante, pur quanto la sua rana non mi piace, perché mi piace più stilisticamente la rana di Cameron Vandenburg, però è stata una gara veramente pazzesca. Meritava il prezzo del biglietto, sostanzialmente 7 centesimi. Se arrivavano a pari merito era il finale più giusto, dai, diciamola così. Sono d'accordo. Andiamo avanti velocissimi, dai, anche vorrei sentire anche Fabrizio e Renato qualcosa su questi 100 rana, perché per me sono stati veramente belli. Beh, i 100 rana, io ho guardato lo spettacolo, perché fondamentalmente è stato uno spettacolo in testa a testa, così sappiamo tutti quanti che i record del mondo si fanno in semifinale, ma oggi abbiamo visto anche la batteria. Sicuramente questa era una sfida più di nervi che non di tempi, poi dopo non lo so, l'impressione, io alla fine, più che guardare loro due, che si sapeva che si sarebbero scornati tra di loro, diciamo che mi ha un attimino deluso Titenis, perché mi aspettavo lui al terzo posto, ti devo dire. Sì, ieri sotto i 59, oggi ieri ha fatto proprio la gara, probabilmente la gara della vita l'ha fatta ieri. Esattamente, purtroppo per lui, oggi sesto in 59,5. Terzo secondo inglese, Murdoch, che a questo punto, in vista 200, Murdoch e Baladin, o Baladin probabilmente, visto che è kazako, insomma, due clienti veramente, veramente, veramente complicati per i 200isti. Renato, chiudiamo il giro su questi 100 rana, che poi chiamiamo Mauro, Laura e i loro ospiti al ristorante, li disturbiamo. Ma rapidamente, sì, è stata una bella finale, chiaramente sì, se fosse finita esattamente con lo stesso tempo sarebbe stato la cosa migliore, Vandenburg che ha dominato l'andata e Adam Peaty che ha dominato
tutto il ritorno. Adam Pitti mi sembra quasi uno scolaretto, no? Che fa il compitino, lo fa in maniera straordinaria, e poi intervistato dalla caporale ha detto: ah, ma non mi interessava fare il record del mondo, mi interessava vincere, perché è molto più importante adesso vincere un campionato del mondo che fare il record. Il record arriverà, e quindi insomma è uno che ha già le idee chiare. Perfetto, direi che con questa chiusura di Renato abbiamo detto tutto anche su questi 100 rana, che vorrei ricordare l'ordine d'arrivo: Adam Pitti primo 58,5, Van den Burg secondo 58,59, 7 centesimi di distanza. Veramente ci ha provato in tutti i modi a metterlo sotto. Devo terminare questo racconto perché poi la cosa che mi è piaciuta di più è il sorriso di Van den Burg. Van den Burg finito secondo, sorriso della caporale, che uno può dire può essere un sorriso di circostanza, ma sul podio era comunque raggiante, contentissimo. Veramente bello, bello da vedere. A me è piaciuto veramente tanto questa finale, anche per questo motivo. E poi comunque a livello di test, come testa a testa eravamo pari, proprio stato proprio il tocco, è la bracciata che uno era giusto e l'altro era sbagliato. Sì, sì, no, cioè era tutto, ha racchiuso l'essenza del nuoto. Questa gara per me era stata veramente bella. Sto provando intanto a chiamare i nostri amici, no, ovviamente non rispondono, quindi facciamo una brevissima pausa e torniamo tra pochi secondi con dei graditissimi ospiti. Grande Passa. Finale di Federica Pellegrini, arriva a velocità doppia, medaglia d'oro Italia, una grande frazione di Federica, il record dei campionati, una cosa mostruosa negli ultimi 10 metri. Ultima bracciata, il tuo approfondimento preferito sul mondo del nuoto. Ogni terzo martedì del mese su Corsia 4. Il salvamento? Cos'è? Non fare come il nostro conduttore. Segui anche tu, dammi notizie sul salvamento. Ogni mese su Corsia 4. Fatti, notizie, opinioni e protagonisti dal mondo del salvamento italiano e non solo. Eccoci rientrati in trasmissione, neanche Shazan è riuscito a farci connettere ai nostri amici dal loro ristorante, e quindi noi dobbiamo mestamente, ma comunque proseguire a questo racconto di questo mondiale. Mi sarebbe molto piaciuto, i nostri ospiti sarebbe stato Luca Bianchin, molti di voi sicuramente lo ricordano, atleta di altissimo livello della nazionale italiana, soprattutto nei 200 dorso. Li salutiamo e li aspettiamo alla prossima puntata, o domani, o dopodomani, uno di questi giorni sicuramente verranno a trovarci un'altra volta. Benissimo, noi abbiamo terminato il racconto dei 100 rana. La seconda finale odierna invece ci ha regalato un altro record del mondo, un altro dei nomi noti, Sara Sjöström, nuovo record del mondo nei 100 delfino, ha battuto se stessa. Una finale dove lei ha dominato dall'inizio alla fine, non c'è stata alcuna storia, Jeanette Ottesen ha provato a resistere nei primi 50 metri, ma oggi non ce n'è per nessuno, Sara Sjöström assolutamente la regina dei 100 delfino. Credo che non ci sia nient'altro, nessun'altra definizione per definire questa ragazza svedese. Voi che ne pensate, Renato? Ma guarda, è incredibile. Cioè, tra l'altro, tutte le volte che riesce, che va in gara, la vedi gareggiare con molta tranquillità, con molta determinazione, con molta serenità, ma con una potenza devastante. Oggi ha dimostrato veramente di essere un atleta di assoluto livello, e come lei mi sa che per qualche anno, tra l'altro, questo record sarà difficile anche solo avvicinarlo, cioè 55-64, ragazzi, è una cosa impressionante, soprattutto considerando che l'aveva già migliorato in semifinale, poi oggi magari appagata del fatto di aver fatto il record poteva niente da fare, un rullo compressore migliora da 55 e 74 a 64, tira giù ancora 10 centesimi e si dimostra veramente una grande interprete. Jeanette Ottesen ha potuto fare ben poco, sì, abbastanza vicino nella vasca di Salì di andata,
700esimi, poi ha preso una legnata incredibile dalla vasca di Tour. Cioè, vedevi proprio Sara Silverstone nuotava e le altre arrancavano. Ecco, quindi una grandissima, grandissima. Tra l'altro non farà neanche i 200, perché fai 100 stile, no, punta sulla quindi, velocità e poi sui 200 stile. Sì. Speranziella in più. Tu, da bravissimo commentatore quale sei, hai trovato la parola giusta. Le altre arrancavano in confronto, veramente sì. Questa è l'impressione. Luca, invece qualche appunto sul resto delle partecipanti? Sì, perché non c'è molto da dire, cioè Sara Sjöström e ci sono le altre. Sì, un po' sembrava... Sì, come Katie Ledecky, cioè le due reginette veramente stanno spopolando. Poi ce ne sarà una terza di cui parleremo dopo. Sta molto la Ottensen, che come dicevamo ieri, dopo quell'incidente che ha avuto, non mi aspettavo fosse in queste condizioni. E non male anche la cinese Lu Ying, penso che si dica così. Comunque sì, non c'è... Diciamo che la vera battaglia l'hanno fatte loro per il secondo o terzo posto, il resto non c'è molto da dire su questa gara. A parte che vedere Nicola Sjöström, che è la mia preferita... credo che sia la preferita di molti, anche sul forum ci sono le scritte colorate, c'è un po' di tutto, il nostro sì, forum lo leggiamo sempre, lo citiamo sempre. Ma... Però prima è la mia. Va bene, mi sa che Mauro ti concede, visto che Katinka è Katinka. Però lei si diverte proprio, si vede proprio che si diverte proprio in acqua. Sì, c'ha sempre sorriso anche lei. Anche ai microfoni di Eurosport e anche di Rai Sport era veramente, cioè, si è veramente divertita. E quindi per un po' dominerà lei la scena, mi dispiace per le altre, dovranno accontentarsi del secondo e del terzo posto. E sperando di vederla sul 2. Sì, io sinceramente dubito di vederla sui 200 Delfino per come approccia le gare. No, però... io intendevo i due. Ah, sui 200 stili, ok, sì. Beh, sicuramente prima o poi la vedremo lì. E tu, Fabrizio, c'hai qualcosa da raccontarci dei tuoi 100 Delfino? No, niente di particolare. Io ho guardato, ho battuto le mani, sono un ammiratore estetico di entrambe, sia della Sjöström che della Ottensen, più di quello non potevo fare. Quindi. Io, l'unico appunto che si può fare piccolo, ovviamente, a Sara... è la partenza e la virata, cioè le fasi subacquee, perché in realtà la partenza l'ha presa anche parecchio bene, ma in fase subacquea rispetto a Jeanette Ottensen, per esempio, soprattutto lei che è una maestra di questo, si è presa una bella svantaggio, poi lei con la sua classe e la sua potenza ha recuperato in tempo molto breve, però insomma, se si può dire qualcosa, lei e Adam Peaty, la partenza, la fase subacquea la possono un pelo rivedere. Direi nient'altro su questi 100 Delfino, che comunque insomma record del mondo. Parlassi del suo tatuaggio sul braccio, che effettivamente è un po' appariscente anche. Sì, sapete che io non sono, ci vuole Mauro, ci vuole la moglie di BR per raccontarci queste cose, io non sono il mio campo. Benissimo, con questo abbiamo finito di parlare della finale di 100 Delfino e si passa alla finale sempre Delfino, ancora più veloce sugli uomini, 50 Delfino, come il previsto. Il commentatore adatto era la moglie di BR. Sì, qui sarebbe stata la moglie di BR, che era molto gelosa perché il vincitore poi è stato intervistato dalla caporale. Ne parlavamo ieri, ci aspettavamo questo primo posto. Ancora lui, Florent Malandou, vincitore anche nel Delfino, si sta divertendo a cambiare stile, a portarsi anche sul delfino veloce. E poi il nostro favorito, penso di tutti, Laszlo Cseh, che comunque ottiene un più che onorevole terzo posto, peggiorando appena appena il tempo di ieri a pari merito con il polacco Czerniak. Luca, magari raccontaci tu un attimo questi 50 Delfino, perché ieri ne parlavamo, così ci fai una disamina più approfondita. Abbiamo perso Luca oggi? No, ci sono. Non si sentiva più il microfono. Riparti da sì, diciamo così. Okay. Sì, diciamo che una vittoria scontata, come abbiamo detto ieri, ha vinto il Manadou per la felicità di tutte le donne.
E bene, molto bene Santos, il brasiliano, che alla fine non gli è arrivato tanto, tanto distante. E poi il nostro beniamino Laszlo Cseh, che si divide la terza posizione con Cernia, che si dirà così, speriamo. E, però, detto sinceramente, non mi piace vederlo tanto nuotare, Manadou, nei 50 delfino, è solo molta potenza. Perché mica nei 50 stile o nei 100 stile cos'è? È l'uomo della potenza, cioè... Sì, però sui 50 delfino lo noti ancora proprio di più, cioè, lo vedi proprio che non è una nuotata bella, cioè, detto sinceramente, no? Su questo sono perfettamente d'accordo con te, io non amo la nuotata. Soprattutto manca l'audio che ti aspetteresti sempre, mentre nuota si dire bam, bam, bam. Sì, esatto. Hai presente? È molto siderurgico. Esattamente, hai presente le locomotive a vapore, ecco, quelli, cioè girano proprio. Però tipo, che ne so, preferivo una nuotata alla Laszlo Cseh, no? Piuttosto. Assolutamente d'accordo. E... Infatti, su quello c'è, sono contento che ha vinto Manadou, perché alla fine, cioè, sta svariando molto e si sta divertendo, però come nuotata non è la nuotata che mi rispecchia un vero delfinista, sostanzialmente. E Renato, tu invece cosa dici di questa gara? Ma guarda, sì, a parte il fatto che se ci fosse Marco Agosti in collegamento con noi ci avrebbe già bacchettato. Perché non abbiamo ricordato... Manadou, no, ma si dice Manadou, Manadou. Vabbè, adesso sto scherzando. Salutiamo Renato che oggi non ci ascolta di nascosto, ci ascolta, tornerà giovedì a darci i suoi suggerimenti della redazione. Io sono innamorato, ovviamente, natatoriamente parlando, di Laszlo Cseh. Per me è una persona incredibile. Laszlo Cseh per me è cioè un atleta che si inventa farfallista sui 50, raggiunge un bronzo mondiale. Dopo faceva i quattro misti, vorrei ricordare. Sì, quattro misti, due misti, due farfalla. Esatto. Cioè, le sue gare erano quelle. Cioè, è veramente di una bravura unica, e poi è molto simpatico, ha imparato a parlare bene anche in inglese, per cui insomma, andando avanti con gli anni otterrà dei risultati ancora migliori. No, a parte questo, sono veramente molto molto contento. Sì, ha ragione Luca quando dice che sembra questa locomotiva, però ovviamente anche lui è una forza scatenata, una vaporiera, insomma un Trans-Europa Express, ecco, cioè, insomma, una cosa impressionante. Nicola Santos probabilmente sì, ha mantenuto abbastanza fede al suo pronostico, che lo vedeva sul podio, anche se probabilmente ci ha un po' deluso Cielo, che pensavamo che potesse magari regalarsi qualcosa di meglio, però insomma, una gara secca sui 50 metri può capitare di tutto. Sì, poi alla fine Cielo è arrivato a 2 decimi dal secondo posto, per cui sì. C'erano tutti lì. Beh sì, ma il 50 delfino è abbastanza probabile che siano tutti vicini, no? Considerato però che aveva lo stesso tempo di stacco, non lo so. Chissà. Qui per l'ultima finale io entro in crisi perché manca il commentatore che doveva essere presente oggi a raccontarci quest'ultima finale, un altro record del mondo, e doveva esserci ovviamente il nostro Mauro a parlare di Katinka Ossu. Nuovo record del mondo, batte uno dei record del mondo gommati di Roma 2009, uno di quelli che ancora resistevano, il record di Arena Kukors, battuto con un buonissimo 2.06.12, 3 soli centesimi, ma insomma ci sono voluti veramente tanti anni e fino a oggi nessuno si era mai avvicinato così tanto a questo. Guarda, anticipo tutti quanti e ti dico io la mia impressione. Io ho avuto due grandissime impressioni. Uno, avevo male, alla fine avevo il fiatone e male alle braccia per lei. Questa è la prima cosa, che ho sofferto come un cane mentre guardavo. E secondo, si sono viste più lacrime da lei e suo marito, di compagno, quello che è, non lo so, non mi interessa. Marito. Andiamo, sì, marito. E comunque da lei è contabile, ti dico, ma io tante lacrime non le avevo mai viste in nessuna occasione, neanche quando hanno vinto tanti premi in World Cup, quindi non, guarda, una prova incredibile. Sono state comunque brave, e anche la giapponesina, che è riuscita a fregare l'inglese, che secondo me per tenere
Katinka si è ammazzata con le sue mani, un suicidio perfetto. Prima di andare avanti e di lasciare la parola a Renato e a Luca, volevo solo, per qualcuno non lo sa, Fabrizio si è inventato contabile di Katinka Ostu e quindi gli si illuminano gli occhi ogni volta che fa un raccordo del mondo, ogni volta che vince una gara da qualche parte, perché lui deve contare soldi. Faccio la contabilità solo della World Cup perché sono le parti più interessanti di tutto l'anno. Benissimo. Renato, tu che mi sarebbe piaciuto sentire la tua telecronaca di questa gara. Prova a farcela breve, sono non 2 minuti e 6, magari 30 secondi, però prova. No, a parte quello, no, è il discorso di questa Katinka Ostu che chiaramente è conscia delle sue enormi possibilità, però non si aspettava neanche lei di fare questo record del mondo assolutamente. Il fatto che si sia sciolta in lacrime, proprio perché non sia convintissima di salire sul podio, di vincere la medaglia d'oro, però non era assolutamente nell'idea di riuscire a vincere. Però ragazzi, è devastante, la Katinka è devastante. Sì, la Siobhan O'Connor è riuscita nella prima frazione a starle dietro, sono 7 centesimi, quindi l'ha messa alla frusta, però poi la Katinka ha detto, vuoi andare tu? No, statene al tuo posto che ci penso io. E se n'è andata e ha vinto la grandissima campionessa. Fabrizio ha perfettamente ragione, cioè ha vinto tante prove di Coppa del Mondo, campionati europei, eccetera. Cioè non è una grandissima, è veramente una grandissima. E così come per la Sjöström, questo record certamente rimarrà ancora tanto, tanto prima di essere battuto, perché voi non so chi possa, a meno che non esca fuori qualche talento assoluto, che possa veramente avvicinarlo anche solo questo record. Benissimo, dai, facci gli ultimi 5 metri dall'arrivo. Siamo alla vasca conclusiva, ecco, è partita nella sua frazione crawl Katinka Ostu, è un macigno assolutamente che si abbatte sulla piscina della Kazan Arena, Katinka Ostu, un atleta in grado di regolare il suo avversario, di giocare come gioca il gatto con il topo, e alle brevissime, ultimissime bracciate, Katinka va a toccare e tocca col nuovo primato del mondo, 2:06:12, podesta Arianna Kukoc, che il record gommato lo ottenne proprio ai campionati del mondo di Roma 2009. Katinka Ostu. Grandissimo Renato, bellissima questa, te la faremo fare tutte le sere qualcosa di questo genere. Andatemi a quel paese. Ma era perfetta proprio. Benissimo, ci invidieranno un sacco per questi pochi secondi. Prima di passare la parola a Luca, perché ci racconti i suoi 200 misti, volevo solo far notare il bruttissimo ultimo posto in finale di Yeshi Wen, che solo un paio di stagioni fa ci aveva letteralmente impressionato sui 400 misti con quella chiusura. Sicuramente che è rimasta negli occhi di tutti. Bon, passo la parola a Luca. E cosa posso dire dopo una chiusura così di Renato? Cioè, io mi diverto, ragazzi, quindi sentitelo come un divertimento. Anche no, era stellare una chiusura così. No, comunque, a parte dire che L'O'Connor ha sparato il primo 100 in una maniera folle, compromettendo il suo secondo posto, e chiedendo scusa a Katinka Ostu, che ieri io ho detto che secondo me non ci arrivava al record, è stata una gara fantastica, proprio dominata dall'inizio alla fine, una che passa 58-94 primo 100, non ti puoi fidare di una così. Ed è venuta fuori a dorso, dove ieri secondo me è mancata un po', e ha tenuto molto bene a rana, con un 36-7. Rispetto a ieri ha chiuso in 30-48, che invece ieri mi pare che aveva fatto sotto il 30. Sotto 30, 29-9 mi pare. Comunque anche qua, gara a senso unico, ha vinto la Ostu, ha fatto il record che cercava e meritava da tanto, e va bene così. Bene la giapponese, la Watanabe, che alla fine ha approfittato del crollo dell'O'Connor. Sì, e veramente, come dicevi te, Yeshi Wen, 39-85 nella frazione rana, è preoccupante. Sì, ma anche soprattutto il 32-1 a quel punto probabilmente aveva già completamente, sì, non è neanche la cugina di terzo grado di quella che abbiamo visto, esattamente, non sembra la stessa atleta. Sì, esatto. Questo conferma che tutti i cinesi sono buoni. Benissimo,
diciamo che siamo arrivati alla conclusione delle gare di oggi. Abbiamo negli occhi anche le batterie del mattino, dove abbiamo visto diversi atleti italiani che poi il pomeriggio non si sono cimentati. Ma io volevo fare magari con voi un piccolo ragionamento dopo due giorni di gare. A parte che, senza considerare le staffette, penso che non ci siano due nazioni che hanno vinto due ori, cioè delle nazioni che hanno vinto due ori. Perché, cioè, quindi c'è un grande ricambio generazionale, soprattutto a livello americano, ma questo si sapeva, e poi con i trials, come diceva prima Luca, così lontani, hanno compromesso un po' questa manifestazione. Poi ci sono state diverse defezioni molto importanti che sicuramente hanno cambiato un pochino le carte in tavola, però a me sembrano dei campionati mondiali dove il resto del mondo non sta più a guardare, il resto del mondo è lì veramente vicino. Voi cosa ne pensate? Ho tolto le parole a tutti. Beh, allora do la parola prima a Luca, poi facciamo il giro. Sì, diciamo che, come diceva oggi Sacchi in telecronaca, il top del mondo è sempre lì. Si è abbastanza livellato, però il top è sempre raggiungibile. Diciamo che manca un po' lo strato di mezzo. O si è forti, oppure si arranca un po'. E diciamo che ormai gli Stati Uniti non dominano più come prima, e non sono più forti come prima, anche se si sentono, e hanno sbagliato qualcosa che sicuramente dovranno rivedere da qua alle Olimpiadi, che diciamo è l'evento dove loro puntano di più. Però il movimento natatorio europeo, diciamo, è aumentato di livello proprio in maniera imbarazzante rispetto agli ultimi anni. Sì, non solo quello europeo, perché anche comunque il resto del mondo si cominciano a vedere atleti da Singapore, atleti da veramente da tutto il mondo arrivare a medaglie importanti o comunque a finali importanti, scalzando anche nazioni che tradizionalmente avevano appannaggio di buona parte dei posti in finale. Ecco, questo era il mio ragionamento. Non so, Fabrizio, tu cosa ne pensi? Sono diventati tutti studenti del mondo, automaticamente l'interscambio aiuta. Riesce a tirare fuori comunque dei talenti ovunque siano, perché hanno l'occasione di vedere l'interscambio di allenatori. Cioè non è più che io alleno la mia zona, se trovo il fenomeno, oppure sono io che mi evolvo in un certo modo. Adesso c'è modo di far crescere un atleta fuori, se non ci sono le guide adatte in zona, o viceversa. Quindi sicuramente aumenta, come c'è la frammentazione sul territorio nazionale di atleti e squadre. Sicuramente la cosa si vede molto più in grande anche tutto il resto. Vedi la globalizzazione anche in queste cose. Renato, tu hai notato questa cosa o non ci avevi fatto più di tanto caso? L'avevi già notata da tutte le tue analisi statistiche, quindi eri già pronto a questa domanda? Ma guarda, indubbiamente io dico che questi campionati rispetto ad altri sono molto più divertenti, nel senso che non hai più le nazioni guida, no? Quelle nazioni dalle quali ti devi aspettare 15 medaglie d'oro. Il livello si è distribuito, il grande livello si è distribuito. Il discorso lo dicevi tu, lo Shuling, l'atleta di Singapore, che poi è una finale del 50 farfalla, ma chi l'ha mai sentito nominare questo qui, no? Chiaramente sono atleti che magari non si allenerà a Singapore, si allenerà negli Stati Uniti oppure da un'altra parte, però comunque ecco che ci sono queste nazioni, chiamiamole emergenti in qualche modo, ma neanche forse troppo, cioè sono atleti emergenti che comunque mantengono vivo il piacere di vedere una gara senza che ci sia comunque da stufarsi del fatto che ha di nuovo vinto un russo, ha di nuovo vinto un americano, ha di nuovo vinto un australiano. C'è un divertimento maggiore, per conto mio, per chi vede le gare dalla previsione, dalla tribuna, e che riesce a godere, perché comunque non c'è mai un vincitore predestinato, a meno che casi particolari si offrono e Otsum, ma in generale è molto più bello. Io mi diverto molto. Benissimo, come direbbe qualcuno, manca Phelps, però benissimo, con questa mia perla veramente brutta direi di terminare la nostra seconda puntata mondiale. Ricordiamo solo che il Settebello è andato in semifinale.
Sì, direi assolutamente sì. Il 7 bello in semifinale, il 7 rosa anche. E quindi, beh, insomma, la pallanuoto ci riserva sempre delle belle emozioni. Benissimo, grazie Luca, ti ringrazio per questa puntualizzazione e ti saluto e ti do appuntamento a domani. A domani, ciao, buona notte. Ciao, grazie a Renato per essere stato con noi e per la sua versione della finale dei 200 misti, veramente che entrerà negli annali. Grazie a voi, grazie a Luca, grazie a Fabrizio, grazie a te Matteo. E grazie a Fabrizio, come al solito, con le sue chicche, i suoi interventi. Sì. E forza Yeshi Wen, il fake. Facciamo tutti tifo per lei, per la sua rinascita. Benissimo, saluti anche da Matteo, ci sentiamo domani con la terza puntata, sicuramente piena e ricca di emozioni come quella di oggi. Grazie a tutti, a domani. Ciao ciao.